Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vedrete tutti i nuovi prodotti che ho acquistato in Azione. Quindi un classico try on haul. Se vi siete persi la spesa che ho fatto da Sephora, vi metto il video qui. Se vi piace il risultato finale di questa full face, molto probabilmente sarete interessati a questi prodotti. Quindi senza parole di chiacchiere, io direi iniziamo. Ho pensato di tenervi zoomate così potete vedere al meglio la texture dei prodotti. Qui cerchiamo di far vedere la texture della pelle, ma soprattutto farvi vedere la texture dei prodotti il più reale possibile. Io direi iniziamo con la base. Quindi la prima cosa che vado a fare, vado a correggere tutte le mie macchie e brufoletti. Ora, voi lo sapete che di solito io utilizzo il correttore questo qui della Dior, ma visto che ho comprato questo correttore della NARS, questo qui è il NARS Soft Matte Complete Concealer, andiamo a provare lui. Come vi ho detto, una mia amica mi ha praticamente convinto a prendere questo prodotto e dargli una second chance per la correzione dei brufoletti, macchiette, eccetera, eccetera. Tra parentesi, sono quasi certa al 100% che questa tonalità, ovvero la 2.3, è nuova. Ok, questo è il risultato con il correttore applicato. Media coprenza, non è secondo me full coverage come quello della Dior, ma sapete che forse per trucchi super naturali, quando tipo non vuoi mettere assolutamente nulla sul viso e vuoi leggermente andare a coprire le macchiette e i brufoletti, magari questo può funzionare. Ovviamente ho bisogno di un pochino per capire un po' come mi sento a riguardo su questo correttore. E vi continuerò ovviamente ad aggiornare. Ora passiamo al fondotinta. Il fondotinta che andremo a provare, anche qui un nuovo fondotinta. Questo qui è un fondotinta della Hourglass. Questo è il mio primo fondotinta Hourglass. Ed è l'Ambient Soft Glow Foundation. Ora, io ho preso la tonalità 3, questo qui c'è scritto che è un fondotinta illuminante leggero. Non penso che sia la tonalità perfetta per la mia carnagione di adesso. Se è troppo chiara, poi vado con sempre il prodotto della Clinique che ormai conoscete, che va a scurire il fondotinta perché questo è il colore. Quindi questo qui sarà sicuramente la mia tonalità invernale. Questo prodotto della Clinique serve solo ad andare a scurire il fondotinta, non vado ad alterare le formule perché è una formula tipo super super semplice. Ora io non so quanto questo fondotinta sia full coverage, sembra la faccia del fondotinta leggero. OMG, forse ne ho messo un po' troppo. Con il fondotinta comunque è sempre difficile capire cosa ne penso subito, perché ovviamente per un fondotinta ho bisogno di sapere come si comporta durante... Aspettate che aggiungo un po' di questo prodotto della Clinique, perché sennò qua sembro veramente una pazza scatenata. Ok, meglio. Ok, fondotinta applicato. First impression. Non mi sembra comunque un fondotinta troppo luminoso, cosa che sono contenta perché io e i fondotinta luminosi proprio non siamo d'accordo. Poi con il caldo c'è chi si vuole mettere qualcosa di super luminoso che sembriamo ancora più sudate di quello che siamo già. Devo dire che il finish non è male, coprenza media. Ovviamente sia per il fondotinta che per tutti gli altri prodotti vi aggiornerò. Ora, visto che ho preso un'altra tonalità di questo correttore della Dior, questo qui è l'1.5, lo vado ad applicare sotto le mie occhiaie, il contorno occhi. Il correttore è bello full coverage, quindi mi raccomando, cioè, non mettetene troppo. E personalmente questo correttore, cioè, ve l'ho detto, mi piace sia applicato sotto le occhiaie che per andare a correggere i brufoletti. Per andare a correggere i brufoli, adesso la mia tonalità che utilizzo è la 2.1, mentre questa qui che sto utilizzando adesso sotto le occhiaie è la 1.5. Una cosa che vi voglio dire su questo correttore: se avete la pelle del contorno occhi particolarmente sensibile, ha comunque un po' di profumo. Purtroppo tutti i prodotti di profumeria alta, che siano Dior, Chanel, Givenchy, tutti mettono sta maledetta profumazione. Cioè, va bene, magari la cipria forse, ma neanche, ma il correttore, cioè, non capisco. Come cipria vado e fisso tutto con questa cipria di Charlotte, che sapete che è una delle mie preferite, che non utilizzo da tipo un anno e sono troppo contenta di riavere nella mia makeup collection. Questa è assolutamente perfetta
perfetta, fissa tutto, ma non vi dà questa sensazione di secchezza. Quindi se avete la pelle secca e non vi piace la cipria, provate questo. Se avete la pelle matura, provate questo. Trucco la sposa, questo è la cipria da utilizzare perché riempie il poro, però senza comunque creare questo effetto tipo mascherone ed è super leggera. Bronzer, anche qui novità, vado con questo che è il bronzer di Huda Beauty, questo qui è nella tonalità 02 Medium Soft Radiance e lo vado ad utilizzare con questo pennello di Spectrum che è pazzesco, questo qui è il numero 05 e guardate quanto è piccolo, cioè questo qui è un pennello viso angolato, quindi perfetto per il bronzer, ma se come me voi avete il viso piccolo, cioè alleluia, quindi ora vado e applico il bronzer. Ho sentito ottime, ottime opinioni e soprattutto l'ho comprato perché una di voi mi ha detto che questo è molto simile al mio bronzer che ormai non esiste più, che solo poche di voi conoscono se siete qui da tanto tempo. Sto parlando del Becca Bali Sand. Posso dire, stupendo, così come first impression, molto delicato. Se volete qualcosa di soft, facile da applicare, che vi dà proprio questo effetto abbronzato, ma non too much, quindi magari non intenso come questo qui di Charlotte Tilbury che è leggermente più intenso, se vi piace un risultato un po' più soft, sapete, questo della Huda sembra stupendo. Come blush vado ad applicare il blush di cui vi ho parlato tantissimo e sto parlando del blush nuovo di Armani, questo qui è il Luminous Silk. Questo blush ha una texture che io non ho mai provato. Allora, a parte che è sottilissimo, voi mettete la polvere sul viso, sembra che io non abbia messo nulla, è in grado di perfezionare il viso, quindi dà questo effetto blur alla pelle, quindi questo effetto soft focus, quindi perfetto anche per tutte noi che abbiamo la pelle magari non perfetta, i pori un po' più larghi in questa zona, se avete la pelle matura pazzesco, e anche non completamente matte, ma non luminoso, è pazzesco, durata pazzesca, effetto sulle guance, cioè non lo so, complimenti al team Armani perché con questo lancio secondo me faranno il botto e appena la voce si sparge sarà troppo tardi. Base completata e devo dire che non mi dispiace assolutamente, anzi, io così nella vita reale me la vedo e mi piace. Passiamo al trucco occhi. Per il trucco occhi andremo a provare questa palette della NARS. Questa qui è la NARS Orgasm Rising, i colori sono i colorini che piacciono a me. Vado a creare un trucco abbastanza neutro perché voglio provare questa formula qui, ovvero la formula che sembra un po' bagnatina. Iniziamo con il trucco perché sennò qui stiamo 150 ore. Vado e metto il primer. Poi, prima di fare il trucco, voglio andare e vado a definire con la matita marrone la mia rima interna e vado a creare una sorta di matita super leggera, giusto per andare a definire il mio occhio. Questa qui comunque è la base che sto facendo nell'ultimo periodo per quanto riguarda il trucco occhi, sempre indipendentemente da qualsiasi palette o trucco che utilizzi, utilizzo sempre questa matita di Makeup by Mario. Se non riuscite a reperire questa, un'altra che utilizzo sempre è quella della Makeup Forever che vi metto nel box informazioni. Quindi prima vado con questo qui, l'ombretto più chiaro, e vado nella mia piega e poi intensifico leggermente il look con questo qui, ovvero il colore più scuro. Ok, questo è il risultato, devo dire che così con due ombretti il risultato è stupendo, ovviamente. Avete bisogno per forza di questa palette? No, però se non avete qualcosa di simile nella vostra makeup collection e volete ottenere un risultato simile, questa sembra pazzesca e poi appunto ha tutti questi ombretti effetto bagnato. Ora andiamo ad applicare questo ombretto qui che vi giuro, cioè da quando ho ricevuto questo palettro, tipo sono troppo curiosa di provarlo. Vado ovviamente con la colla glitter della NYX e poi vado direttamente con il dito e vado ad applicarlo sul occhio. Questo è il risultato finale e cioè, cosa vogliamo dire a questi prodotti? La base mi piace. Il trucco occhi è stupendo nelle mie corde, assolutamente. Come vi ho detto, gli ombretti della NARS sono super sottili. Poi questa formulazione qui è super riflettente, quindi se vi piacciono quelle formulazioni che praticamente non hanno texture e sono semplicemente questo glitterato effetto bagnato, veramente first impression, questa palette è stupenda, ripeto,
dovete averla, no? Ma se non avete nulla nella vostra makeup collection, se vi piacciono le palettine piccole come piacciono a me, se vi piacciono questi colori, questa qui la terrei sicuramente nel mio radar. Però sì, devo dire che il make-up di oggi mi piace tantissimo e spero che anche voi che mi state vedendo super zoomate in 4K possiate essere d'accordo. Ora, per le labbra vado ed applico per la prima volta questi prodotti di Rare Beauty che sono andati letteralmente virali. Sono ancora tipo super sold out qui in Nord America. Qui sono di nuovo sold out tutte le tonalità. Le uniche che erano disponibili quando mi sono svegliata e ho fatto l'ordine erano queste due, che sono la tonalità Hope e la tonalità Wonder. Ora, visto che non ho mai fatto lo swatch e non so esattamente che colori sono, vediamolo assieme. Questa è la tonalità che si chiama Hope, mentre questa qui è la tonalità Wonder, che sembra più intensa. Mi sa che vado con questa qui più chiara e vediamo un po' com'è. Vado direttamente con il prodotto perché voglio vedere com'è. Oh wow, super chiara! No. No, 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 no. Semplicemente non mi piace con questo trucco. Proviamo l'altro colore che si chiama Wonder, ma secondo me anche questo colore. No, mi giuro, non posso vedere queste labbra color rosino. Ok, fatemi provare a mettere questo, ma secondo me questo sarà ancora peggio. No. Vedere con questi colori. Questo qui, Wonder, non è che sia un brutto colore, ma semplicemente con il trucco che oggi. Questi due colori sono veramente troppo rosati. Non so se magari non piacciono a me perché proprio non sono nelle mie corde, non tendo a utilizzare colori del genere. Guardate quanto sono tinte le labbra, cosa che mi piace perché appunto questi qui sono proprio delle tinte labbra. Ovvero semplicemente voi lo mettete e quando lo applicate vedete il risultato è tipo super glossato. Però poi quando se ne va il lip gloss vi rimane la tinta sulle labbra, quindi le vostre labbra diventano tinte. Ora, per fortuna ho tre prodotti labbra e andiamo ed applichiamo questo rossetto della MAC. Questo rossetto della MAC è il rossetto che io ho comprato perché una makeup artist svedese, credo, ha detto che questo è il rossetto perfetto per persone dalla mia carnagione. Raghi, l'ho provato. Vi metto qui il mio profilo Instagram così che voi possiate andare a vedere il post e possiate vedere bene questo rossetto alla luce naturale. Ma se avete la mia tonalità di carnagione, correte e andate e comprate questo rossetto perché questo rossetto è pazzesco. Per rossetto da tutti i giorni, questo qui è stupendo. Ora, questo rossetto è un nude marroncino abbastanza chiaro. Con la tinta sotto il colore è un po' sfalsato, ma ripeto, se andate su Instagram potete vedere il colore vero. Fidatevi di me quando vi dico se avete la mia tonalità di carnagione e volete un rossetto da tutti i giorni per andare a perfezionare le vostre labbra, questo è il rossetto per voi. E voilà ragazzi, questo è il risultato finale. Cosa ne dite? A me questo make-up piace tantissimo, cioè la base mi piace, il trucco occhi mi piace, alla fine anche il prodotto labbra, nonostante il rossetto della MAC non sia questo colore, con sotto la tinta di Rare Beauty si è creato quest'altra tonalità che mi piace. A first impression devo dire che questi prodotti sembrano molto interessanti. Ovviamente ci sono già i prodotti che mi piacciono di più rispetto ai prodotti che mi piacciono di meno. Vi continuerò ad aggiornare, ma assolutamente, proprio cioè se vi dico due prodotti che secondo me da prendere, Blush Armani, questo rossetto della MAC, il bronzer Huda sembra veramente interessante. Per ora forse questi sono tipo i miei top 3. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, che io vi abbia tenuto un po' di compagnia come sempre. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!